È pomeriggio quando giungo a destinazione. Sono belle atmosfere queste, campane, luce del tramonto, un ponte che è stato elencato fra i 30 più belli di tutta Italia dal blog di Skyscanner, che è un blog molto seguito a livello anche internazionale, quindi riconosciuta la bellezza. Ma dove mi trovo? Quando uno racconta un territorio, le persone fanno sicuramente parte di questo territorio. Buonasera signori, vengo Buonasera. A disturbarvi un Buonasera. Pochettino. Allora, al lavoro? Sì, sì. E uscite domani mattina? Sì, sì. A che ora? Alle 3 usciamo per fare la mattinata. Mamma mia, ma si pesca ancora? Com'è andato il 2021? Un po' maluccio. Perché? Poca la pesca. Cioè meno pesce? Meno pesce. Ma nonostante il Covid, il fatto che si sia lavorato meno... C'è meno pesce, ma rispetto a, non lo so, 5-10 anni fa? La pesca è calata molto, molto, molto. E si vive ancora? Si sopravvive. Secondo lei perché il pesce è sempre meno? Stiamo vuotando il mare? Non lo sa cos'è, il mare è un salvadanaio. Togli, 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 poi alla fine va a finire. Certo. E ci vorrebbe rifatto un fermo biologico come lo facevamo anni fa. Ma adesso non c'è un fermo biologico? No, non lo facciamo più il fermo biologico. Ce l'hanno tolto, noi non lo facciamo e non lo mandiamo noi. Non è contro i vostri interessi? No, è per il popolamento. Riposa i pesci, riposa il mare. Allora, lei mi ha dato un'idea, uno spunto. Io adesso tenterò di capire perché non si fa più questo fermo biologico. Secondo me non siete tutti d'accordo. Siamo d'accordo. E quindi chi è il responsabile che vuotiamo il mare? Dobbiamo fare qualcosa, se no cosa succede a questo nostro pianeta se non facciamo niente? I pesci li vediamo in cartolina. E non è cosa, no. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Inizio il racconto di una città bellissima, divisa da questo fiume, la cittadina di Bosa, annoverata fra i borghi più belli d'Italia. Ha un grande successo turistico, tanta accoglienza, tanta buona volontà, tanti giovani che scommettono in una ripartenza, perché bisogna parlare di ripartenza, visto che insomma il Covid ha messo un pochino tutti quanti in ginocchio. Ma questa buona volontà e soprattutto il crederci sicuramente farà presto apparire un arcobaleno all'orizzonte. Un arcobaleno che per ora riconosciamo sui palazzi di Bosa. Fra qualche istante inizia la nostra scoperta. Oggi Bosa è famosa, come abbiamo visto, per i suoi colori. Ma in realtà stiamo parlando di un luogo che ha diversi primati. Per prima cosa dobbiamo sapere che quello che noi oggi chiamiamo Borgo, in passato era una delle città più importanti di tutta la Sardegna. Nel 1499 Ferdinando II d'Aragona dichiarò Bosa città reale, facendola diventare così una delle 7 città regie di tutta l'isola. Sempre qui, nel 1860, è nato il primo liceo classico con il nome di Regio Ginnasio. Ma esistono documenti che parlano di un precedente collegio reale con lezioni di retorica e di grammatica. Oggi il centro storico si presenta a noi senza grandi stravolgimenti. Caratteristiche sono le strette viuzze in pietra ed eleganti sono i numerosi palazzi impreziositi da balconi in ferro battuto che ricordano la ricchezza di un tempo. Ai nostri giorni però si è capito che bisogna contare su nuove ricchezze. Seguendo il tema arriviamo a Bosa Marina, che ci accoglie con un'antica torre d'avvistamento edificata nel periodo spagnolo, compreso fra il XVI e XVIII secolo. È la più grande di questo tratto di costa ed è sempre stata un importante simbolo di difesa per Bosa.
La spiaggia dorata, anche fuori stagione, sembra non perdere la sua attrattiva. Forse anche per il fatto che stiamo parlando di una realtà che da diversi anni riceve le 5 bandiere blu di Lega Ambiente, un importante riconoscimento per la purezza delle acque e in generale per la qualità ambientale e per i servizi offerti. A Bosa Marina il punto più suggestivo è rappresentato da alcune insenature naturali. Si possono raggiungere a piedi e la piccola fatica vale decisamente la pena. La più famosa di tutte è conosciuta con il nome di Cane Malu. Dall'alto si dovrebbe riconoscere la figura di un cane arrabbiato. Poco importa se noi riusciamo a vedere solo una magnifica piscina naturale, la cui acqua, con la sua trasparenza, è un invito a nuotare. In realtà, questi colori così unici sono dovuti alla trachite, una roccia chiara di origine vulcanica, modellata nel tempo dal vento e dal mare, che qui spesso picchia forte. Noi oggi siamo stati fortunati e riusciamo a raccontarvi questo luogo che si mostra ai nostri occhi in tutta la sua bellezza. Avete visto quanto è imponente questo castello, che sicuramente è uno dei simboli di Bosa, uno dei luoghi più fotografati in assoluto. E io sono voluta salire fin quassù proprio per capire com'era formata questa struttura e ho scoperto che all'interno l'edificio non prosegue, non ci sono altre stanze, ma è un gigantesco muro, una recinzione che serviva proprio per proteggere dagli attacchi nemici. Risale al XII secolo e oggi al suo interno c'è soltanto una piccola chiesa dove ovviamente avvengono le funzioni religiose. Però in determinati momenti dell'anno ci sono degli spettacoli molto amati dalla popolazione e ovviamente da tutti i visitatori. Il castello di Malaspina, legato a una leggenda abbastanza inquietante, però ve la racconto brevemente perché in questo momento storico forse è giusto da ricordare. Si dice che il signore di Malaspina fosse così geloso della moglie che avesse fatto costruire un tunnel sotterraneo che collegava il castello alla chiesa nel borgo dove la moglie poteva recarsi a pregare. Però un giorno, preso dalla terribile gelosia, convinto che la moglie l'avesse forse tradito, per vendicarsi la porta nel castello, le taglia completamente le dita, le avvolge in un fazzoletto e torna nel borgo per raccontare la storia agli amici. Queste dita insanguinate fanno sì che l'uomo venga denunciato e poi severamente punito. E ancora oggi il dolore di questa donna e le dita che le sono state tagliate sembrano una costante presenza all'interno di questo castello. Ci sono cose che il tempo cambia velocemente e altre che invece, purtroppo, sembrano non cambiare mai. Ma continuiamo a raccontarvi il centro di Bosa, che oggi, nella valorizzazione della semplicità, ha trovato un suo punto di forza. Sono venuta a camminare su questo lato del fiume perché questi edifici rappresentano le vecchie concerie. Le concerie per Bosa hanno avuto un ruolo fondamentale. La storia ci dice che addirittura hanno avuto origine in epoca romana. Poi però se cerchiamo dei dati più certi dobbiamo arrivare al 1600. Il momento più florido, senza dubbio, va dal 1800 fino alla prima metà del 1900. Poi piano piano le concerie sono state dismesse e l'industria è andata a morire. Però in quegli anni, immaginatevi che rappresentavano il luogo più importante per la concia delle pelli di tutta l'Italia.
e i prodotti che arrivavano da qui erano conosciuti in tutto il mondo. Insomma, una storia antica che ha coinvolto il lavoro di tantissime persone, di tantissimi abitanti del posto. Ma per capire esattamente di che cosa stiamo parlando, qui dentro c'è un museo che vi voglio mostrare. Nel 1989 queste concerie sono diventate monumento nazionale e sono considerate anche un importante sito di archeologia industriale. Situate all'interno di palazzine rosa a due piani, ci aiutano a immaginare com'era la vita fino a non molto tempo fa. Si trattava certamente di un mestiere duro, per il quale il lavoro manuale era indispensabile. Lo capiamo dagli strumenti e dagli oggetti che venivano utilizzati e dalle molte fotografie che tramandano una storia ancora legata a diverse famiglie del territorio. Dopo le concerie, la pesca ha rappresentato una risorsa importante, ma negli ultimi anni anche questa attività è molto cambiata. Vi ricordate che cosa mi ha detto il pescatore che ho incontrato al mio arrivo? Il mare è un salvadanaio. Togli, 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 poi alla fine va a finire. Certo. Ci vorrebbe fatto un fermo biologico come lo facevamo anni fa. Ma adesso non c'è un fermo biologico? No, non lo facciamo più il fermo biologico. Ce l'hanno tolto, noi non lo facciamo, lo fumandiamo noi. Negli ultimi anni Bosa ha acquistato sempre più visibilità, soprattutto sui social. Il suo punto di forza lo ritroviamo nelle fotografie, perché è raro trovare un borgo così tanto colorato. Eppure, nonostante questo, nonostante d'estate sia piena di visitatori, questa cittadina corre il rischio di spopolamento, un evento che riscontriamo anche in tante altre realtà italiane. Questa, ad esempio, è una via che era conosciuta come la Via delle Cantine. Qui in tutti i locali c'erano cantine che vendevano vino, olio ed erano sempre piene di gente. Adesso invece, come vedete, passiamo di fronte a locali che sono stati chiusi. Resiste soltanto qualcuno duro, determinato, che non vuole mollare, soprattutto per l'amore che ha nei confronti di questo borgo. Guardate ad esempio questa, la bellezza, guardiamo quasi di nascosto, diamo un'occhiata dentro. Guardate la bellezza delle mura. Ecco, è un esempio di persone che scelgono di andare controcorrente, però comunque anche una scelta particolarmente coraggiosa, perché io ho chiesto come mai Bosa, nonostante sia una cittadina turistica anche molto conosciuta, si sta piano piano lasciando andare. Ecco, mi hanno detto, è facile da capirsi, perché comunque mancano dei servizi. Ancora una volta ci troviamo di fronte a questo problema. Abbiamo dei gioielli nel nostro paese, nella nostra splendida Italia, ma non riusciamo ad aiutarli ad andare avanti, perché anche i giovani che scelgono magari di venire a vivere qui hanno bisogno di servizi. Bisognerebbe investire per dare alle persone che arrivano in questo posto, le farmacie, i supermercati, i localini. Qui ci sono tantissimi B&B, sempre di persone coraggiose, però quando uno crede nel turismo le scelte dovrebbero essere diverse. Voi vi siete innamorati di Bosa perché? Perché è impossibile non innamorarsi di Bosa, è bellissimo. Lo stile di vita anche? Sì, molto romantica, molto relax, rilassante. Voi avete comprato un palazzo antico e si vede dalle mura, era ridotto un po' maluccio, l'avete ristrutturato con gran gusto, nella semplicità ma con gran gusto. Ci siamo innamorati di Bosa. Siamo innamorati di Bosa e delle case di Bosa che sono stupende. Voi però siete andati controcorrente con i salmoni, le persone se ne vanno e voi siete arrivati. Quindi quali sono i problemi a Bosa? I problemi sono che mancano i servizi, quindi molti non arrivano per questo motivo.
Molti arrivano e non ci stanno molto tempo perché manca proprio questo. Quindi ragazzi, qual è il punto di forza qua? Gentilezza e sorriso. Mentre continuo a camminare guardandomi intorno per capire un po' di più la realtà di Bosa, improvviso una chiacchiera con un ragazzo che ci guarda da un balcone. Scusa, posso farti una domanda? Prego. Ma tu sei un turista oppure abiti qua? No, in realtà abito qua da poco tempo, ma sono un bosano a tutti gli effetti. Ma voi dove siete? Noi veniamo da Torino in realtà. Ah, ma tutti e tre? Anche il cane? Beh, in realtà il cane sì, l'abbiamo preso a Torino in un canile, ma abbiamo saputo che veniva dalla Sardegna. Mamma mia, quindi lei è tornata a casa? Lei è tornata a casa. Le manca solo la parola, perché vedere come si muove, come vi sta vicino, il cancello è aperto, neanche va via, quindi. Ma perché siete venuti qua? Vi siete trasferiti? Sì, in realtà volevamo fuggire dalla città nel momento in cui chiudevano per i lockdown vari e abbiamo colto questa occasione. Volevamo farlo da tanto tempo in realtà e abbiamo colto l'occasione al primo momento utile. Vabbè, io sono un po' invasiva, ditemelo se vi va, se no non ditemelo, ma che lavoro fate? Ricercatori. Siamo entrambi ricercatori in ambito politico, sociale, economico. Quindi lavorate coi computer? Esatto, tutto praticamente a distanza. Ve lo siete potuto permettere, perché sennò uno magari nell'idea... Sì, siamo un po' dei privilegiati, però abbiamo colto questa occasione. In un anno di vita qui, cioè la casa l'avete comprata? Ci siamo regalati questo piccolo sogno. E quando ci siamo svegliati la mattina dopo ci siamo detti abbiamo fatto una cavolata pazzesca. Come una cavolata? Beh, insomma, siamo comunque lontani da tutto e da tutti, in un piccolo paradiso, ma il richiamo della città, degli eventi, di tutto quanto è forte. Ragazzi, dopo un anno è ancora una cavolata o no? Beh, no, dai. No. Siamo super felici di essere qua, veramente. Ma perché? Ma in realtà sì, la natura, i posti belli, però... Abbiamo anche trovato una comunità che ci ha intanto accolto a braccia aperte, ma non soltanto noi, veramente... Tutti, anche nel periodo degli incendi sono state aperte tutte le case, tutti i ristoranti, tutti si sono attivati per dare una mano. Quindi un senso di unione. Sì, una comunità. Nelle grandi città, Torino non c'è? È sempre più difficile trovare. Comunque, insomma, le grandi città, ognuno sta nel piccolo mondo. Purtroppo ma voi sì. Avete anche fatto la vostra parte o no? Sì. Quella anche notte voi. Abbiamo ospitato alcune persone che scappavano, in realtà alcuni amici. Amici, sì. È stato un momento un po' drammatico, effettivamente. Persone che non sapevano se avrebbero trovato la loro casa ancora intera. A quanti chilometri l'incendio da qui? Beh, in realtà Cuglie è stato uno dei centri più colpiti, all'incirca 30 chilometri. Eppure arrivava il fumo anche qua? Assolutamente, sì. Abbiamo avuto la cenere in casa per molti giorni, settimane. Un'apocalisse. Sì. Allora in bocca al lupo ragazzi, Grazie. Ciao. Vedete, ci sono tante persone che se ne vanno, ma ci sono anche tante persone che arrivano, prego. E tanti turisti che arrivano, perché c'è anche il trenino turistico. Qui a Bosa c'è il trenino turistico. Ciao. Però i ragazzi che ho appena incontrato ci hanno dato un messaggio molto diverso, perché poi venire a Bosa d'estate è una cosa, scegliere di viverci ovviamente è un'altra, ma a quanto pare loro hanno avuto il coraggio di farlo e sono felici. Per raccogliere la sera, saliamo su una piccola imbarcazione e iniziamo a risalire il fiume Temo. Abbiamo lasciato il centro da poche centinaia di metri e già sembra di essere molto lontani da una realtà turistica. A ricordarci dove siamo, solo alcuni ragazzi che hanno preferito l'acqua dolce del fiume al più gettonato sale del mare. Se alziamo invece gli occhi verso il cielo, subito l'attenzione è catturata da un grande rapace che vola lassù,
proprio sopra la nostra testa. È un grifone, un grande uccello rarissimo da incontrare, con un'apertura alare che può arrivare quasi a 3 metri. Quindi, per capirci, più grande di un'aquila reale. Dalla nascita nel 2015 del progetto Life Under Griffon Wings, qui in Sardegna si contano circa 250 esemplari. Un traguardo importante raggiunto grazie a un progetto finanziato dall'Unione Europea, al quale hanno aderito diverse istituzioni e associazioni, unite per aiutare un simbolo prezioso dei nostri cieli. Oggi, a Bosa e a Porto Conte, si trovano le uniche colonie naturali di grifoni di tutto il Mediterraneo. Questi animali, nel rispetto delle esigenze ecologiche della specie, vengono aiutati con una serie di carnai che forniscono loro il cibo sufficiente alla sopravvivenza. Guardatela in fondo, abbiamo i resti di una chiesa antica, una bellissima vegetazione, l'unico fiume navigabile di tutta la Sardegna. Voglio farvi notare una cosa, se guardate là in cima, proprio su quella collina, si alza del fumo nero. Chiaramente lì c'è un incendio. E tutti ricordiamo i terribili incendi dell'estate del 2021 che ci hanno portato via un territorio preziosissimo di questa grande isola. Sui giornali è stato scritto molte volte sta bruciando l'Italia, ma è sbagliato. Siamo noi che stiamo bruciando il nostro paese, quindi non brucia l'Italia da sola, non brucia la Sardegna da sola, non bruciano tanti altri territori. Che cosa c'è dietro? E soprattutto, quali sono i prezzi che pagano le persone nei mesi a venire e negli anni a venire? Ne parleremo fra poco. Continuiamo a spostarci sull'acqua e ogni scorcio è una nuova sorpresa. Rientriamo che ormai è notte. Si sono accese le prime luci e i localini si stanno animando. C'è più movimento, ma l'atmosfera mantiene la sua particolare serenità.